Ciao ragazzi, io sono Illy, benvenuti a un'altra puntata di questo autunno col 386. È un nome che ho dato così a questa rubrica perché di sì, ogni tanto insomma, mi piace buttargli qualcosa e ho pensato perché autunno col 386? Perché per tutta la stagione autunnale io utilizzerò questo bellissimo 386 SX25 che vi ho già presentato nella puntata scorsa. Non vi ho detto che ha un hard disk da 80 mega. Quanto spazio, troppo. È 80 megabyte, incredibile sta roba. Rapportato alle cose moderne è ridicolo. Però, insomma, e ne ho abbastanza spazio tra l'altro. Facciamo un check disk, vi faccio vedere esattamente. Ora sto monitor che si... come aumenta la luminosità. Belli monitor, bella, bella l'hardware di una volta, sì, proprio bellissimo. 85 milioni di byte. E 55 milioni disponibili. Il gioco di oggi è una conversione arcade, secondo me ben riuscita su DOS. Non mi ricordo più se nei video vedevate subito la thumbnail, forse sì, forse no, nel dubbio Silas. Il gioco di oggi è Operation Wolf della Taito, Taito, Taito 1989, ma in realtà questa è la versione DOS dell'89, la versione arcade dovrebbe risalire a 2 o 3 anni prima, forse 86-87, non mi ricordo. Uno dei miei giochi preferiti in sala giochi. Ho apprezzato tantissimo anche la versione MSX, sì, MSX Master System, che mi è stata regalata a Santa Lucia di troppi anni fa. Con la light gun, mamma quante partite che ci ho fatto, insomma questo Master System, lei, cioè, console da casa, sono belle perché hai circa il feeling della sala giochi, ma senza quel fastidioso problemino di inserire le monetine, che poi a un certo punto finiscono, tu vai a casa e chiedi ai genitori e loro ti dicono giustamente no, perché i soldi non crescono sugli alberi, nonostante ci si provi sempre a piantare appunto le cose, ma... Al di là delle battute da boomer, Operation Wolf per MS-DOS è un'ottima conversione a parer mio. Sfrutta la VGA in modalità 16 colori, il suono Adlib e soprattutto il mouse. Io ho questo bellissimo mouse della Dexa a pallina e tralasciamo tutte le battute sui palle le palline del topo che giravano tanti anni fa. Perché una light gun, forse Magnum CDI può dirmi se esiste una sorta di light gun per DOS, ma forse una c'è, però è veramente rara e è introvabile. Gli sviluppatori hanno effettivamente convenuto che era meglio utilizzare il mouse come sistema di puntatore. Qui abbiamo i The Firm che ci danno, diciamo, la... È un ci forniscono la possibilità di giocarlo a distanza di tutti questi anni. E abbiamo qui un Funtime Arcade Operation Wolf Gladiator Rastan, chi più ne ha più ne metta. Bellissime le conversioni Taito per DOS, sempre questo problema di luminosità. Il gioco adesso, il problema della Sound Blaster Pro 2 è che non ha l'uscita line out, quindi voi dovete sentire la musica di bellissima, peraltro, attraverso il mio microfono. Ma vabbè, insomma, così, purtroppo in quegli anni era abbastanza difficile trovare un modo per, ecco, diciamo, si risparmiava un po', diciamo, ecco, sulle uscite quando possibile. Qui, oh, Free, mi piace la machine gun, guarda com'è. Come vi smitraglio allegramente. Il gioco è notevole secondo me perché ricordatevi che adesso siamo su un 386, attenzione ragazzi. Però la grafica hanno giustamente gli sviluppatori hanno scelto una modalità VGA a 16 colori per avere più velocità a schermo, più frame rate, diciamo, più una fluidità più alta perché occupa meno. L'avevo spiegato in una Mercoledos Educativos, qualcosa del genere. In pratica, come funziona? Avendo la VGA una memoria video tale per cui un fotogramma occupa un determinato
quantitativo di memoria RAM, video appunto. Se noi utilizziamo la VGA in 16 colori, utilizzeremo meno memoria rispetto a quella 256, quindi caricheremo più frame direttamente nel frame buffer della scheda e quello che otteniamo è un gioco generalmente più fluido. Studiando bene i 16 colori dalla palette della VGA, che è decisamente più ricca e corposa, si parla di insomma qualche migliaio di colori, riusciamo ad ottenere questi begli effetti che, insomma, niente male, niente male. Il gioco è comunque, non è semplicissimo, più che altro perché il sistema di puntamento si fa un po' fatica a schermo è veramente terribile, la versione Master System me la ricordavo decisamente più semplice, non so voi no, questi no, tutti gli autoblindi che è un caos, ho finito anche le granate perché io sono un pavido e le sparo così, bruttissima fine, facciamo un'altra, facciamo un continuo e dopodiché vi saluto, insomma. Ho fatto 44.450 punti su un high score, diciamo, di 100.000, cioè quello, ci sarà, cos'è sta roba? Si era bellissima, no? Si era attaccato dalla liana, no, ho sparato lo stagio perché, d'altra parte, quando è la machine gun c'è un po' questa frenesia del sparo tutto quello che si muove, è una sorta di Duck Hunt però con i soldati, quindi insomma ecco. Qui abbiamo sotto, come proprio tutti, ma prenditi questo, come a destra abbiamo tutto il nostro sistema di, per dirlo in maniera moderna sulle automobili, il nostro sistema di infotainment, no, in realtà che ci dice quanti nemici dobbiamo ancora colpire, autoblindi, eccetera, eccetera. Ovviamente il vostro Lilli, essendo comunque un pacifista, non è, per fortuna, insomma, non sono così bravo a sparare. Altre al di là delle cagate, ma quello è un altro discorso. Insomma, dai, beh, dove siamo? Siamo a sesto posto, beh, non male. Allora, un pochino di più, eravamo quinti. Perfetto, molto meglio della partita di prova che avevo fatto prima per vedere se tutto funziona, perché questi apparecchi sono vecchissimi e secondo me stanno già durando più di quanto i loro produttori all'epoca immaginavano. Al di là di tutto, questo dal vostro Illy è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video. Un caro saluto e un ringraziamento. E noi ci vediamo, se vi va, nella prossima puntata con un altro bellissimo gioco dei bei tempi che furono. Io e il mio 486. E ciao!